Allora, abbiamo visto un po' di nodi fondamentali, quelli che sostanzialmente partivano tutti quanti con il nodo più semplice del mondo. Perfetto. Cerchiamo di fare un passettino in avanti e cominciamo a vedere qualche cosa di leggermente più complicato. Allora, oggi andiamo a vedere il nodo A8 o nodo Savoia. Il nodo A8 o Savoia è molto utilizzato soprattutto quando si fa l'arrampicata. Andiamo a vedere com'è il nodo base. L'esecuzione semplice è così. Creo una mia prima asola, passo sotto. Adesso, se facessi il nodo semplice, entrerei da questa parte, dall'alto verso il basso. Invece, cosa faccio? Faccio un altro giro intorno al dormiente, quindi creo questa specie di forma a infinito ed esco dal basso verso l'alto a salire. Eccolo qua, è anche piuttosto carino da vedere. Quindi, questo qui è un nodo A8 o nodo Savoia che va a stringere, un nodo che serve fondamentalmente per un nodo d'arresto, cioè serve a fare in modo che la corda poi non passi attraverso un buco, perché sai che ha questo spessore in più e quindi si serra e non dà la possibilità di scorrere attraverso gli spazi piuttosto stretti. Ma abbiamo detto che il nodo A8, il nodo Savoia, viene spesso utilizzato in arrampicata. Abbiamo anche visto già in precedenza il nodo copiato. Allora, un po' di fantasia e aguzziamo l'ingegno. Proviamo a fare un nodo copiato sul nodo A8, però con la stessa cima che ci è avanzata da questa parte. Allora cosa facciamo? Seguo il nodo, entro, il nodo passa sotto anch'io. Il nodo passa dentro, passo dentro anch'io. Ok, a questo punto il nodo passa fuori, perfetto, e si va a infilare sotto. Facciamo esattamente la stessa cosa. Ed eccolo qua, praticamente è lo stesso nodo di prima, come vedete anche qui abbiamo fatto attenzione che non ci siano accavallamenti strani, e do la possibilità a questo punto di tirare e di aver formato un'asola piuttosto sicura. Questo è un nodo piuttosto sicuro, viene infatti spesso utilizzato in arrampicata per assicurarsi. Ora, come avete visto, si arriva qua. Un modo per arrivare esattamente allo stesso punto potrebbe essere banalmente quello di doppiare la corda. E su questa corda doppio andare a fare un nodo 8, quindi a questo punto verrebbe, faccio una cosa veloce, verrebbe così. Però qual è il punto? Perché l'abbiamo fatto andando a fare in stessa modalità che abbiamo usato per il nodo copiato? Perché qui magari non ho la possibilità di farlo con la corda doppia, cioè se qua la corda devo farla passare attraverso un anello, ad esempio, se fosse un moschettone è facile, ma se fosse davanti, dentro un anello, magari un passaggio di un imbrago, questo passaggio non lo posso fare, quindi a questo punto diventa necessario farlo nell'altra modalità, ovvero praticamente facendo nodo copiato, perché prima faccio il mio nodo 8, poi ho bisogno di entrare all'interno dell'anello e poi uscire dopo facendo nodo copiato. In questa maniera ho un nodo A8 doppio, a cui qua sì, posso, se so quello che sto facendo, posso anche sottoporre un carico importante, sia nel senso di peso che nel senso di importanza della salvezza del carico stesso.